Bentornati ad Orizzonti. In questa puntata vogliamo provare a capire come mai sia così divisivo un tema che è tornato alla ribalta nelle ultime settimane, ma che periodicamente divide l'opinione pubblica ogni qualvolta si affaccia nel dibattito di questo paese. Parliamo di aborto. L'ultimo spunto lo hanno offerto una serie di provvedimenti che sono stati varati dal governo centrale e da quello regionale, che permette l'ingresso delle cosiddette associazioni pro vita all'interno dei consultori e degli ospedali. Appena questo annuncio è stato dato, però, le polemiche sono fioccate. La copertina è di Luca Pattarini. In fondo basterebbero le prime righe per garantire la corretta applicazione della legge 194, quella che è in vigore dal 1978, viene puntualmente chiamata in causa quando si parla di aborto. La norma in realtà al primo articolo recita che lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. Al secondo comma invece si menziona l'interruzione volontaria della gravidanza, a cui secondo la stessa legge una donna può ricorrere in una struttura pubblica entro i primi 90 giorni di gestazione, nel caso in cui la gravidanza, il parto o la maternità possano mettere in pericolo la sua salute psichica o fisica. Poche righe che nella loro semplicità fissano proprio quei diritti fondamentali che spesso diventano terreno di scontro politico. È così che è accaduto negli ultimi giorni, quando il governo prima e poi la Lombardia hanno dato il via libera alle associazioni pro vita negli ospedali e nei consultori. Questi ultimi sono proprio quei luoghi che nel 1975, quindi prima della cosiddetta legge sull'aborto, erano stati creati come strumento fondamentale per attuare tutti gli interventi previsti tutela della salute femminile e che per anni hanno rappresentato un primo sportello di aiuto per le donne in difficoltà. Ora anche queste strutture sono state depotenziate, mentre i dati statistici confermano che, per la presenza di medici obiettori, in molte regioni italiane diventa quasi un'impresa riuscire a sottoporsi ad un'interruzione di gravidanza in una struttura sanitaria pubblica. E allora noi quest'oggi vogliamo mettere a confronto due facce di questo tema così tanto al centro del dibattito politico ma anche del racconto mediatico. Vi presento subito Francesca Romana Poleggi di Provita e Famiglia Onlus. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, buonasera. E con noi c'è anche la dottoressa Giulia Crivellini, è un avvocato, lei rappresenta l'associazione Enzo Tortora Radicali Milano. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Tra poco un'altra ospite ci raggiungerà. Io partirei da lei, avvocato. Lei, banalizzo così, rappresenta quella parte di opinione pubblica e in questo caso anche di associazione operativa nell'ambito politico che si batte perché venga garantito nella sua interezza il diritto di una donna di abortire. Per quale motivo voi avete contestato questo provvedimento prima del governo Meloni e poi di Regione Lombardia, che introduce di fatto questa associazione all'interno dei consultori e degli ospedali? Sì, in realtà sono, dobbiamo dirlo, sono anni che il diritto all'aborto nel nostro paese viene costantemente messo sotto attacco in diversi modi, svuotandolo attraverso, diciamo, il non controllo sui tassi di obiezione di coscienza, attraverso lo svuotamento del ruolo dei consultori pubblici e laici nel nostro paese e da ultimo non garantendo, diciamo, la sfera di libertà personale, introducendo la possibilità per associazioni antiabortiste, perché così devono essere definite, di entrare nei consultori e negli ospedali per una serie di attività di dissuasione rispetto alla volontà, alla scelta autodeterminata di interrompere una gravidanza. Noi riteniamo, diciamo, tutta la rete che da anni si batte per garantire un aborto libero, gratuito e quindi sicuro a tutte coloro che vogliano abortire, noi riteniamo che queste misure e da ultime quelle della possibilità di un ingresso delle associazioni antiabortiste siano misure molto pericolose, perché non si limitano, diciamo, a introdurre
la propria opinione e a manifestare la propria opinione durante una fase così delicata come quella di una scelta abortiva, ma vanno a minare lo spazio di libertà delle persone e di noi donne, e quindi in qualche modo introducendo elementi di colpevolizzazione e anche di insicurezza, perché le donne che si vedono giudicate in spazi che dovrebbero essere chiaramente di cura e di accoglienza, diciamo che ecco, queste strade, queste attività non aiutano a percorsi appunto di cura e di libertà. E quindi questo può essere molto, molto pericoloso anche nella, diciamo, anche in qualche modo mi faccia dire, foraggiare strade di clandestinità o di mancanza di informazioni corrette scientifiche. E noi che, diciamo, settimana dopo settimana ascoltiamo donne che chiedono informazioni per poter abortire, lo sappiamo molto bene. Quindi le istituzioni dovrebbero garantire in questi luoghi informazioni corrette, cura, ascolto, non giudizi e impedimenti che non impediranno mai l'aborto, ma lo renderanno solo meno sicuro. Dottoressa Poleggi, ha sentito cosa dice l'avvocato Crivellini? Dice: voi di fatto, se veniste autorizzati, come di fatto la legge prevede, a entrare all'interno di queste associazioni, mi pare io banalizzo giornalisticamente, ma si parla quasi di iniziative che sembrano delle coercizioni. Cioè, davvero voi sareste così aggressivi nei confronti delle donne che magari stanno valutando l'ipotesi di interrompere la gravidanza? Vede, il problema è che noi siamo definiti antiabortisti, in realtà noi siamo per la scelta. Perché la scelta è quando c'è una possibilità e un'altra possibilità. Oggi, di fronte a una gravidanza imprevista, indesiderata, eccetera, una donna in crisi, una madre in crisi, ha una sola possibilità: andare ad abortire, con tutte le conseguenze fisiche e psichiche, anche per la sua salute, che vengono negate, perché è vero che le donne non vengono informate della verità sull'aborto, perché c'è un'omertà paurosa su quelle che sono le conseguenze fisiche e psichiche per l'aborto per la donna. Comunque, questo è un altro discorso. E comunque, al di là di questo, che non è nostro compito, sarebbe compito delle strutture pubbliche, dei medici, informarle, eh? Il consenso informato è una legge dello Stato, anche quella. I pro-life cosa fanno? Offrono solamente una vera scelta, offrono un aiuto nel caso in cui la donna voglia provare a tenere il bambino. Anche perché a noi risulta, dall'esperienza di più di 300.000 bambini salvati dai centri aiuti alla vita, sono un'altra cosa, sono una realtà del Movimento per la Vita, non del Pro Vita e Famiglia, ma i centri aiuto alla vita, l'Associazione Papa Giovanni XXIII e le altre associazioni pro-life che fanno questo di mestiere, hanno salvato più di 300.000 bambini e 300.000 madri gli sono grate. Non ce n'è una che sia tornata indietro a rimpiangere il fatto di essere riuscita a portare avanti la gravidanza, o addirittura nei casi più disperati a ricorrere al parto anonimato, in anonimato, e dare il bambino in adozione. Viceversa, le donne che non hanno accettato l'aiuto o che non hanno avuto la possibilità di avere un aiuto e quindi non hanno avuto scelta e hanno dovuto per forza abortire, ha voglia se non sono tornate indietro a piangere dopo 10 anni, dopo 20 anni, dopo 30 anni, a 80 anni, perché ne parlano con noi le donne, evidentemente non vanno dai radicali a raccontarle queste cose, ma abbiamo ormai la letteratura scientifica che è inoppugnabile. Dopo le ricerche, dopo la meta-analisi della Coleman del 2011, non si può più negare: l'84% delle donne che abortiscono hanno problemi psichici gravi.
Dottoressa, Anche poi se su mi questo aspetto torneremo. Le chiedo una cosa, perché perdoni, perdonatemi. mi perdoni, dottoressa, perché poi noi avremo un Questa è altro proprio ospite che ci disinformazione, raggiungerà. Io volevo ragazzi. capire una cosa. L'avvocato però prima diceva anche che nell'approccio che voi avreste nelle realtà, nei consultori, avete un approccio di tipo giudicante. Dottoressa Poleggi, No, cioè, perché credo che assolutamente. mi perdoni, le preciso anche il senso di questa domanda. Io immagino che voi siate volontari, poi sicuramente ci saranno anche delle Esatto. persone che hanno potuto formarsi e immagino che anche questo faccia la differenza. Però in effetti può anche essere che uno involontariamente, no, nell'approcciarsi a una donna che è pronta a fare questa scelta, assuma anche involontariamente, lo sottolineo, un atteggiamento giudicante. Voi siete sicuri di non essere da questo punto di vista oppressive in qualche modo? Allora, io ritengo di no, perché a parte qualche caso limite ci potrà sempre essere, qualche pazzo esiste in tutti i campi, in tutti i settori, per carità. Però in linea di massima, quella che è la mia esperienza e quella che è la mia conoscenza, i pro-life non fanno nient'altro che offrire aiuto. Pensaci, se tu veramente vuoi eliminare il bambino, stai qui, lo puoi fare, ma se tu vuoi provare a ripensarci bene, noi ti possiamo aiutare. E guardi, a queste donne non serve tanto un aiuto economico, sì, chiaramente anche quello spesso fa molto comodo ed è importante. Quindi il passeggino, la carrozzina o i pannolini o anche un piccolo contributo economico, quello può servire senz'altro. Ma la cosa che serve di più, sa cos'è? È una voce amica, perché è la solitudine che spinge le donne ad abortire. Vede, la legge 194 è la legge più antifemminista degli ultimi 50 anni, perché è una legge che lascia la donna sola davanti al problema della gravidanza indesiderata, perché il compagno, padre del bambino, se ne può tranquillamente lavare le mani, perché un maschio non ci deve entrare e quindi usa il corpo della donna a suo piacimento e poi se ne frega. E lo Stato, la società, se ne frega altamente, perché offre che cosa? La possibilità di eliminare il bambino. Poi, se vogliamo parlare anche del bambino, che è un essere umano, potremmo anche, vero, spezzare una lancia nei confronti di questa persona, visto che siamo una società inclusiva, potremmo includere un po' tutti, anche i Avvocato piccoli. Crivellini, io sentivo che voleva intervenire. Io ho chiesto alla rappresentante dell'associazione Pro Vita e Famiglia Onlus di spiegare qual è la missione che loro si danno. Ovviamente la nostra stessa interlocutrice ha precisato, poi ci può essere sempre qualcuno che magari non rispetta questi dettami. Però, in fin dei conti, loro vogliono fare quello che forse anche la stessa legge sinora non riesce a garantire, e cioè un'assistenza, al fianco delle donne. Che cosa non la convince, di questa risposta? Guardi, le opinioni e quindi essere contrari all'aborto per motivi religiosi, per motivi intimi, per le proprie convinzioni è assolutamente legittimo. Farlo, lo ripeto, in luoghi laici e di cura e di salute come i consultori e gli ospedali, questo no. E soprattutto non è, diciamo, più un'opinione fare disinformazione, per cui io dalle parole di chi mi ha preceduto ho sentito un elenco di falsità, ma tecnicamente falsità, studi che non hanno nessun tipo di valenza giuridica. Io invito i nostri ascoltatori a andare nei prossimi giorni a vedere tutte le organizzazioni mondiali che cosa dicono sull'aborto, sulla sicurezza delle procedure abortive e su cosa nel mondo conduce le donne a soffrire, e cioè impedire una scelta. Impedirla, perché chi mi ha Siete voi che preceduto, non impedite la scelta. mi faccia concludere, io ho fatto lo stesso con lei, chi mi ha preceduto ha utilizzato un linguaggio già di per sé giudicante, ci ha detto esattamente cosa avviene e come avviene. Queste associazioni definiscono le donne che abortiscono madri. Chi abortisce madre non vuole esserlo.
Il linguaggio anche utilizzato è, come dire, peculiare. O l'eliminazione del bambino. Ma per cortesia, ma questa è disinformazione pura. È disinformazione pura. In Italia si può abortire entro i 3 mesi per tutta una serie di, entro i primi 90 giorni di una gravidanza, per tutta una serie di motivazioni, e tecnicamente non si può parlare di bambino, quindi non si può utilizzare un linguaggio a proprio piacimento per incutere timore e giudizio nelle persone. Questo non è più un'opinione, ma è qualcosa che, peraltro, fatto attraverso gli strumenti dell'informazione pubblica, come momenti di approfondimento come questo, sono estremamente pericolosi. Lo ripeto, le opinioni sono legittime, non lo è invece esercitare coercizione anche attraverso il linguaggio sbagliato, oltre che, diciamo, la citazione di studi assolutamente non scientificamente validi, e farlo in luoghi non consultori privati, finanziati da associazioni cattoliche, dal mondo cattolico, benissimo, ma farlo in questo contesto. Io, peraltro, altra cosa che è importante dire, non hanno scelta, questo è un giudizio. Ma lei mi perdoni, io seguo donne ogni settimana, ragazze ogni settimana che mi chiedono informazioni e faccio mutuo aiuto, cioè aiuto anche le ragazze fisicamente a raggiungere il consultorio più vicino alla propria abitazione, a trovare delle persone, l'equipe consultoriale, che senza giudizio ascolti le storie e proceda a eseguire le volontà della persona, qualsiasi esse siano, cioè di proseguire con la gravidanza oppure di interromperla. E lei non ha nessun diritto di parlare di persone che non hanno scelta. No, abortire è una scelta. Le dico questa cosa: abortire è una scelta. Tutte noi che nella nostra vita abbiamo abortito, abbiamo scelto e si sta bene e si può stare bene, anzi, si sta bene. Quindi Però è inutile anche fare dell'allarmismo. Cioè, questa è tutta l'attività di giudizio che, diciamo, da anni combattiamo con grande fatica e non ne avremo bisogno. Avremo bisogno di più personale nei consultori, di ascolto, di contraccezione, di cura. Cura vuol dire tante cose, ovviamente, di ospedali con personale adeguatamente finanziato e pa pagato, e con medici non obiettori che siano un po' di più di quelli che attualmente si Ecco, riescono di a questo aspetto parleremo scegliere. perché è un problema anche concreto che oggi rende difficoltosa, secondo quello che dicono le statistiche, la piena applicazione della legge 194, perché in molte regioni pare sia davvero impossibile trovare dei medici che accettino di poter esaudire la richiesta di una donna che vuole interrompere la cittadinanza. Chiedo alle nostre due ospiti di aspettare un attimo perché vorrei introdurre un terzo interlocutore che abbiamo chiamato qui, è una psicologa, la dottoressa Ilaria Cutica, docente di psicologia all'Università degli Studi di Milano. Eccola qua. Buonasera e grazie per essere Buonasera, con noi. grazie Professoressa, io ho bisogno che lei ci aiuti a capire con la sintesi e con la semplicità che so le appartiene alcuni aspetti che sono emersi da questo primo acceso confronto tra le nostre interlocutrici. Perché io credo che sia scontato che stiamo parlando di un gesto che implica comunque sofferenza in chi lo decide, però si è fatta una distinzione tra scelta e non scelta. Mi aiuta a capire dal punto di vista psicologico come rendere fruibili questi concetti che sono stati evidenziati ai nostri ascoltatori? Sì, certo, anche diciamo, la calorosità con cui diciamo, l'argomento è stato presentato ora da chi mi ha preceduto è testimonia di quanto sia difficile parlare di questo argomento che coinvolge livelli emotivi così numerosi e così profondi da suscitare reazioni emotive in chiunque, ecco, a maggior ragione in chi di queste cose si occupa. Allora, cosa succede a una donna che si trova nella situazione di dover prendere una decisione di questo tipo, una scelta da un punto di vista psicologico? È chiaro che una gravidanza non desiderata e quindi non prevista
ha come primo immediato effetto quello di dare una sensazione di perdita di controllo sulla propria vita, di impotenza, di sentirsi sopraffatti. Questo porta a un elevatissimo livello di stress e di ansia che rende la presa di decisione difficile. Insieme alla consapevolezza che questa è una decisione irreversibile, è una decisione per la vita. Qualsiasi sia la decisione che si prende, indipendentemente da quello che si decide di fare, la consapevolezza che sia una decisione veramente che condizionerà tutta la propria vita da lì in poi c'è. E in questa situazione di alto stress decisionale è il fattore che rende la decisione difficile da un punto di vista emotivo. Chi di noi riesce a prendere una decisione, una buona decisione, quando non è a mente lucida? Abbiamo bisogno di avere tutte le informazioni, certamente, e abbiamo bisogno di calma, di poter recuperare un po' di lucidità per poter esaminare le possibilità e per poter riuscire a sentire quale di queste possibilità si confà maggiormente al nostro interno sentire, quella che è meglio per noi. Ma per fare questo c'è bisogno di appunto anche un po' di calma e di qualcuno che ci aiuti in quel momento di fragilità, ma che ci aiuti stando dalla nostra parte, cioè che ci aiuti aiutando. Qual è il compito principale dell'operatore sanitario, del consultorio, il medico, lo psicologo? È quello di aiutare la donna a capire qual è il suo desiderio, perché questa fase è difficile, perché ci sono troppi aspetti in ballo, quelli appunto personali, del proprio sentire, ciò che si ritiene meglio, ciò che magari può essere anche in conflitto con un proprio sistema etico, morale o anche spirituale, religioso, quello che può essere il desiderio del partner quando c'è, quello che può essere un giudizio percepito dall'ambiente sociale, quello che può essere invece un supporto, un sostegno sociale, a tacere poi di questioni magari finanziarie, ecco, più pratiche. Quindi ci sono veramente tantissimi elementi che formano questa matassa e il compito dell'interlocutore, della donna, che è il soggetto fragile in quel momento, il soggetto che ha bisogno di essere protetto, è quello di aiutarla a capire qual è il suo sentire? Perché in quel momento di emozioni così alte, di stress decisionale così alto, non è facile riuscire a guardarsi dentro. Dottoressa, credo che lei abbia messo a fuoco forse lo snodo di tutti i ragionamenti che si fanno in questo caso, perché l'avvocato prima diceva attenzione, perché talvolta magari l'atteggiamento può essere giudicante, l'atteggiamento può essere oppressivo, anche se la rappresentante dell'associazione Pro Vita diceva no, assolutamente, noi cerchiamo semplicemente di capire se davvero non c'è una soluzione alternativa. Io sto sintetizzando, ma a beneficio dei nostri ascoltatori. Ecco, c'è questo rischio secondo lei e che impatto può avere sulla psiche di una persona fragile, essere avvicinati da una persona che magari in assoluta buona fede ha davvero un approccio giudicante o cioè, non si rischia che questa fragilità davvero possa essere ulteriormente indebolita? Ma allora, il rischio che vedo io è che ci sia, indipendentemente, vorrei fare un discorso, diciamo, non ideologico, quindi indipendentemente dall'associazione pro vita o contro vita che possa avvicinare la donna. Il punto che vorrei sottolineare è che, stavo accennandolo prima, le persone, gli operatori sanitari che si prendono in cura di queste donne, si prendono in carico queste donne in questo momento così delicato, sono formati a farlo. Sono medici, sono psicologi che hanno una formazione specifica nel trattare
pazienti o, come in questo caso, non parliamo di pazienti, parliamo di persone sane, ma che comunque si trovano ad affrontare una scelta decisionale rispetto alla salute, cioè una decisione nell'ambito della propria salute, nell'ambito sanitario, ecco, personale. Ora, il punto è che nei percorsi accademici di medicina, di infermieristica, dove io stessa insegno, abbiamo delle ore di formazione in ambito psicologico in cui si insegna agli operatori sanitari tutti, per quello che si riesce, a instaurare una comunicazione, una relazione con una persona sofferente, perché quando siamo pazienti siamo tutti sofferenti, siamo in ansia, siamo magari preoccupati. Possiamo avere pensieri che anche ci rendono difficile capire i concetti che ci vengono detti. Per esempio, quanti di noi vanno dal medico per una problematica seria, poi usciamo, ci ricordiamo completamente il 100% di quello che il medico ci ha detto? No, sappiamo che non è così, che non riusciamo a ricordarci tutto, perché in quel momento cognitivamente non siamo nella condizione migliore, il sistema cognitivo non è nella condizione migliore per comprendere e memorizzare bene le informazioni. Allora, gli operatori sanitari, stavo dicendo, sono formati per gestire queste situazioni. Chi lavora nei consultori, queste situazioni anche specifiche, ma in generale per gestire queste situazioni e per aiutare i pazienti, o in questo caso le donne, a esprimere le loro preferenze, i loro valori. Questa cosa si fa, non so, in medicina quando ci sono più opzioni terapeutiche, ecco, e il medico deve cercare di capire quale può essere, a parità di validità clinica, quale può essere quella più adatta per il paziente, o con un'unica opzione terapeutica come modularla. In modo che il paziente l'accetti meglio. Sappiamo ormai da anni che questo favorisce anche proprio l'aspetto clinico della cura. Allora, questi aspetti mi chiedo e termino, quanto sono presenti in coloro che di qualsiasi associazione, ripeto, siano, vanno nei consultori e che formazione hanno per trattare con questo tipo di sofferenza? Questa è la parte che Adesso più mi questo lo preoccupa. chiediamo alla dottoressa Poleggi in una flash, però dottoressa Cutica, c'è la possibilità, la metto giù in modo molto banale, ma così ci capiamo tutti, che davvero una persona che magari è dentro di sé convinta di aver già maturato una scelta, so che qui entriamo nel campo dell'etica, entriamo nel campo della filosofia, quindi è molto difficile, ma siccome la scelta è il bene principale che associazioni come i radicali vogliono tutelare con queste loro battaglie, la mia domanda è: può essere che un approccio, tra virgolette, coercitivo o maldestro condizioni una donna e la porti a non fare la scelta che intimamente lei vorrebbe fare, la scelta che reputa più giusta? Spero di essere riuscito a sintetizzare, le chiedo una risposta sintetica. Secca. No, non è da escludere, cioè può succedere. È chiaro che dipende dal livello di grado di decisione della persona, se uno è convinto o no, non viene spostato. Però può essere che alcuni meccanismi possano, diciamo, facendo leva magari sull'emotività, sul senso di colpa del momento, spingere una persona diciamo, verso una scelta, quindi spostare, intorbidire un po' le acque del suo processo decisionale, spostandolo e magari non verso quello che poteva essere una scelta, diciamo, non intorbidita. È stata chiarissima, ma questo potrebbe capitare anche se questa, donna viene accolta da un medico non adeguatamente formato per essere imparziale sull'argomento. Sì, potrebbe accadere in tutti i casi di non imparzialità, cioè in tutti i casi in cui si possa presentare un'opzione come più favorevole, migliore, per motivi X Sì. rispetto a un'altra. No, questo lo dico semplicemente per sottolineare, lo dico al pubblico a casa, che talvolta nei dibattiti si banalizza un argomento che è davvero però profondo e davvero molto delicato. Quindi io ringrazio la dottoressa Cutica che credo che abbia restituito a tutti noi la complessità
dei meccanismi che in un consultorio, chiunque sia l'interlocutore di una donna che sta maturando quella decisione, può trovarsi di fronte. Però, dottoressa Poleggi, chiedo a lei, il personale i personali, i volontari, perché voi lo fate tutto pro bono ovviamente, è in grado di farsi carico di una responsabilità così importante come quella di accogliere delle donne che stanno maturando questa decisione e che magari l'hanno già scelta? Allora, il personale è in grado di ascoltare e non obbliga certo le donne a andare a parlare con loro. Offre la possibilità di ascolto. Ascoltare e si può, tutti possono ascoltare. Però c'è un dato di fatto, secondo me, alla radice, che qui abbiamo sorvolato e l'avvocatessa ha detto che non si può parlare di madre e non si può parlare di bambino. E questo è uno scollamento dalla realtà terribile, perché cosa c'è nella pancia di una donna? Un carciofo? Un cavallo? Cosa c'è? Un embrione di mucca? Cosa c'è dentro la pancia della donna? Non faccia no con la testa, mi dica cosa c'è. La madre, la donna è madre nel momento in cui resta incinta, poi No, quando abortisce è madre di un bambino morto, è questo il punto. La scusatemi, paternità non però si qualcuno scopre. la fermi, perdonatemi, cioè No, questo è utilizzo di no, 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 linguaggio ascolti, violento ma all'interno come di una fa lei a trasmissione dirmi che televisiva. dentro la Mi pancia deve di una fare donna informazione. c'è un Lei bambino? non si può Cosa permettere di c'è? dare della madre a chi madre non vuole essere. Non si deve Ma permettere, lei lo è lo scusi. stesso Lo madre, può fare a lei casa lo stesso, sua, lo c'è può un fare bambino in in ambito amicale con la sua famiglia, non lo può fare all'interno di una trasmissione che deve fare informazione pubblica. bambino nella È un pancia, come linguaggio si può violento, quindi mettere questo dato e non è una posizione, la sua non Ma è no, è un una dato di realtà, dottoressa, è un una dato di falsità, realtà. Cosa c'è? la sua è Mi una dica lei falsità. cosa c'è nella Non pancia di una donna? perdonatemi. Cosa c'è? Donna, Cosa c'è? madre. Cosa Perdonatemi. c'è nella pancia di una donna? Dica, c'è un cavallo? Un broccolo? Cosa c'è? Non Allora, c'è un bambino. È un sotto i linguaggio 3 mesi, antropocentrico. avvocato, sotto i Un 3 mesi. essere Sotto i 3 mesi, dal momento del concepimento, continuare? Io come lo questa sua dobbiamo definire, è un avvocato? Come lo linguaggio dobbiamo antropocentrico. definire sotto i 3 metri? Non. È un scaldo perché l'informazione pubblica e le istituzioni La non distanza sono laica tenute a fare dice che disinformazione. Per dentro la questo, pancia delle avvocato. mamme ci sono i Siamo in un bambini. paese dove non è questo il Perdonatemi, perdonatemi, perché altrimenti non ne usciamo. Siccome io non vorrei che dietro a questioni semantiche, che poi sono importanti perché le parole a volte sono anche sostanza, noi ci arenassimo, io vorrei però capire, avvocato, come dobbiamo chiamare un essere vivente sotto i 3 mesi di vita? Va bene essere vivente, come lo possiamo No, non è chiamare? questione di... Allora, non è questione di come chiamarlo, è questione che quando la dottoressa dice aiutare la madre sta già dando un giudizio, e credo che anche la psicologa che mi ha preceduto lo possa confermare, che instaura nella persona che lo ascolta, lì sì, una grande problematica di colpevolizzazione. Chi decide di abortire è la donna che decide di abortire, non è la madre. Perché non è madre e non diventerà madre se decide di portare avanti la scelta abortiva. Quindi non può essere Allora, chiamata madre. è Questo stata chiara, è un dottoressa, linguaggio dottoressa. violento ed è, lo dicevo, solo come esempio Sì. Dottoressa dell'attività che viene portata avanti da queste persone. È una donna che sceglie, non è una vittima, Poleggi, è dottoressa una Poleggi, donna grazie avvocato. che sceglie. Dottoressa Poleggi, questa è l'obiezione che le muove l'avvocato. Io l'ho fatta Sì. esprimere così tutti gli ascoltatori sono in grado di capire anche quello che poi in base alla loro sensibilità ritengono meglio. Però vi prego davvero, non ancoriamoci alle parole, perché è Ma non è evidente questione di che. parole. Mi scusi, è la realtà. Ci abbiamo una questione di realtà, un dato di realtà. Sì. Lei è un uomo con la cravatta e la giacca. Questo è un dato di realtà, non è una questione di parole. Dottoressa, guardi, mio figlio sotto i 3 mesi era già mio figlio, però ha capito che se noi facciamo questo. Se noi facciamo però la battaglia su queste parole, posto che partiamo da posizioni differenti, non arriveremo mai ad una. Ora, io Non è una battaglia di parole. vorrei Vede, questo capire. è proprio il
il punto è proprio questo, questa è la radice di tutti i problemi. Come si fa a dire che suo figlio sotto 3 mesi era un figlio e quello di un'altra persona non è un figlio? Come si fa? Come si fa? Perché probabilmente... È per questo che poi le donne soffrono di sindrome post-abortiva e prima o poi di sindrome post-abortiva anche a 80 anni esce fuori. Lì per lì c'è il sollievo perché il problema è stato risolto apparentemente, ma poi la natura chiama. La natura è quella che mi ha fatto madre, madre di un bambino che io ho eliminato e io, anche se non lo sapevo, ero madre fin dal momento in cui sono rimasta incinta. Perché però, c'è il bambino. Però, dottoressa, quello che credo ci stia dicendo l'avvocato è che questo tipo di approccio è comprensibile perché io, mi perdoni, dottoressa, mi ascolti un attimo, è comprensibile perché voi rappresentate un approccio alla vita di un certo tipo. L'avvocato Crivellini ha un approccio, scusate se uso magari in modo maldestro certe espressioni, più laico. Quello che dice l'avvocato è che all'interno di un consultorio forse servirebbe un linguaggio e un approccio neutro. Ho capito? Sì, io credo che dico, non è una questione di laicità, perché gli scienziati non sono tutti cattolici e il 90% dei biologi dice che dentro la pancia della mamma c'è un bambino. Ma mi perdono, allora, ma scusate, abbia pazienza. Abbiamo un dato di realtà, i laicissimi. Ma vi prego, laici, ma leggete per cortesia l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ogni tanto, invece di citare gli studi non soggetti a controllo. Abbia lei la bontà di guardare l'ecografia di 6 settimane. Si vede un bambinetto minuscolo di 1 centimetro. Ma vi prego, fermatela. Guardi l'ecografia. Adesso mi sa che non ne usciamo più. Io tra l'altro mi scuso, ma potevamo immaginare che servisse più tempo rispetto al blocco di trasmissione che abbiamo previsto per affrontare questo tema. Intanto credo che i nostri ascoltatori si siano resi conto della complessità dell'argomento e il fatto che su questi argomenti ci si scaldi così tanto dà l'idea davvero di come si parta da posizioni che sono diverse, tutte legittime da questo punto di vista, nessuno, tantomeno chi vi parla, è giudicante nei confronti dell'una o dell'altra posizione, ma qui c'è il nocciolo del problema in un paese che dal 78 ha una legge, che è la legge 194, tante volte evocata, che noi giornalisticamente definiamo che è la legge sull'aborto, ma in realtà è una legge che al primo articolo, e lo diceva la copertina di apertura, dice che lo Stato italiano dovrebbe favorire le maternità consapevoli e che poi garantisce il diritto all'aborto. Il problema, e qui dovremmo entrare nell'argomento anche dei medici obiettori, è che denunciano le associazioni che si battono per la piena attuazione della legge 194 per quanto riguarda il secondo comma, e cioè garantire anche il diritto all'aborto oltre alla maternità, non è possibile perché qui si inserisce un altro argomento che è quello dei medici obiettori, medici cioè che si rifiutano di aiutare una donna ad abortire per loro motivazioni di coscienza. Io vi faccio una proposta perché non posso andare oltre, se no mi cacciano e non potrei riciclarmi in un consultorio perché capite che ne capisco poco in quanto uomo intanto. Se volete organizziamo un'altra trasmissione, magari cerchiamo anche di avervi tutti in studio e con più tempo a disposizione vediamo di uscire da questo cortocircuito che credo rappresenti perfettamente il cortocircuito che c'è a livello nel dibattito pubblico nazionale in un paese che da questo punto di vista, lo dicono anche gli osservatori internazionali, fatica a garantire il diritto all'aborto, che è una scelta individuale. La dottoressa Poleggi evidentemente anche nelle parole, lasciamo stare la scienza perché io non sono in grado di entrare nell'ambito delle questioni scientifiche, dice certe cose
cose, l'avvocato Crivellini invece ha un approccio di tipo differente. Io ringrazio anche la dottoressa Cutica che è stata utilissima fin qui. Vi devo salutare però, grazie davvero per essere stati con noi e spero di potervi avere molto presto in trasmissione, perché credo che sia un argomento davvero interessante che meriti di essere ulteriormente approfondito. L'ultimo ringraziamento lo faccio a voi, gentile pubblico, che anche questa sera ci avete seguito nonostante i nostri tradizionali sforamenti di palinsesto. Orizzonti torna venerdì prossimo alle 21:10, come sempre, per raccontare e approfondire i temi della stretta attualità alla nostra maniera, dando voce a tutte le opinioni, anche questa sera ne avete avuto dimostrazione, chiedendo aiuto alle persone più competenti per dirimere le questioni più complesse, perché in fin dei conti noi abbiamo un obiettivo, da sempre. Tutti danno le notizie, noi cerchiamo anche di capirle. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Milano Pavia TV.